Prato, secondo testo del giornale. Victor, dici le tue impressioni del gruppo. Oggi abbiamo fatto sicuramente molto meglio che la prima partita contro Fiamme Oro. La squadra è stata con abbastanza disponibilità al gioco, alla difesa, però abbiamo commesso troppi falli, che è stato un punto di debolezza nostro l'anno scorso e dobbiamo risolverlo al più presto. Niente, penso che è stato quello lo più negativo. Quindi la disciplina, diciamo un 12-0 che non rispecchia proprio il comportamento dei ragazzi in campo, però. No, sicuramente l'anno scorso abbiamo fatto una partita simile con parecchi falli e con un giocatore come loro avevano Vaccarua, abbiamo preso parecchi punti. Quindi la realtà, in una partita vera, fare tanti falli rappresentano parecchi punti. Un inizio di stagione con nuovi innesti, forze nuove, la prima linea è molto cambiata. E un po' di impressioni su questo nuovo gruppo? Il gruppo c'è tanto entusiasmo, è quello importante. Certo che soprattutto nella prima linea cambiare tanti giocatori, portarli allo che uno vuole, sempre comporta un tempo d'adattamento. Però comunque i ragazzi sono molto disponibili, si allenano tantissimo, sono molto attenti alle indicazioni. Quindi un bel gruppo e oggi abbiamo visto un'ottima difesa. Secondo te che cosa non è funzionato nella fase di attacco? Perché abbiamo visto anche molte incursioni che però purtroppo nella linea dei 22 si fermavano. È un altro vizio che abbiamo avuto l'anno scorso che dobbiamo risolverlo. Sì, questi palloni 50-50 giocati dentro 22, quando uno deve alzare la tensione, essere più paziente, noi entriamo in ansia e lo gestiamo male, però comunque sistemare l'attacco è molto più difficile che sistemare la difesa, è un lavoro un po' più a lungo, speriamo che con l'amichevole che ci resta a Capitolina essere un po' più preparati su questo aspetto, sempre aspettando la prima partita del campionato, arrivare, non so se al 100%, però arrivare a una percentuale di forma abbastanza alta. Beh, la Lazio ha già dimostrato dalla settimana scorsa, dall'incontro con le Fiamme Oro ad oggi, già abbiamo visto un approccio alla partita completamente diverso, quindi magari una maggiore preparazione, più si andrà avanti e più certe fasi di gioco verranno migliorate. Sì, speriamo, questo è il compito nostro, se no siamo... penso che sì, il gruppo è buono, disponibile, ripeto, sicuramente solo di migliorare. Perfetto, facciamogli un bocca al lupo alla Lazio per la stagione. Grazie.